prontissimi con il più bravo pasticcere d'Italia, ma anche il più ritardatario, Domenico grazie. Manfredi, questa te la dovevo. Grazie, grazie. Allora, siamo pronti? Sì. Con che cosa, Domenico? Ricetta adesso che cosa al cioccolato. C'è? Una ricetta al cioccolato. Dai, cioccolato già. Nova Cream, però. Nova Cream. Sì. Se non okay. quello non lavoro. Che differenza c'è tra rispetto alle altre cioccolate? C'è sulla produzione, sul tipo di cioccolato importato, sul sulla modo, qualità. Sì, sulla qualità, su tante cose. Ok, allora, che cosa faremo? Crostatina, sempre legati al Cilento, con fichi, pere e cioccolato. Bello. Poi quando vedo la giacca scura. Ma è quello che perché abbiamo assaggiato prima? Sto lavorando una ricetta scura. Quello che abbiamo assaggiato prima? Quello di prima era con lo zafferano, sembra ah, che okay, fare. Ok. Qua utilizziamo i fichi bianchi del Cilento. No, io dicevo che abbiamo mangiato a colazione, ma va bene, a posto così. Sì, sì, quella là, quella piccolina. L'ho fatta in formato Minion. Bravissimo. Allora, qui abbiamo un colore. Che cos'è questo? Questo è oro alimentare. Oro. Facciamo proprio una cosa. Sciccosa. Una sciccheria. Questo? La salsina al cioccolato andrà poi a chiusura sopra. Questa è Nova Cream. No. Sì, sì, tutta Nova Cream. Ok, questa. Pere caramellate. Sì. Fichi. Fichi. Qua abbiamo ancora oro? Riso dorato, no, è zucchero dorato. Zucchero dorato. Vabbè, questa poi è la nostra. La frolla al cacao. Ok, qua ancora cioccolato. Cos'è? Cioccolato che poi questo servirà per fare la ganache sopra. Questa qua, nel senso poi spiegheremo. Ok, e questi tre bicchierini. Allora, qua abbiamo, sì, gingerini. Ok. Allora, estratto di pera. Estratto di pera. Sempre con l'estratto. Non è alcolico. Questo non è alcolico. Qua invece abbiamo un alcol. Lo puoi assaggiare? Sì, no. Si sente che alcolico. Sì, sì. È un liquore alle pere. Ok, alcolico, molto. Sì, molto. È panna. Che scotta? Sì, per metterla nel cioccolato bisogna farla sempre calda. Ok, vai, cominciamo allora, ad operare. Stampini particolari, sempre senza trucco, senza inganno. Questi sono nuovi, hanno i forettini, visto? Ah, vedi? Ok, hanno i fori qui. Sì. Ok. Servono, adesso vi spiego. Allora, frolla già stesa. La facciamo qua una così. Posso chiamare l'ospite nel frattempo? Certo. Oh, sì. Grazie, mi dai il permesso? Vabbè, insomma, questo è anche importante. Giuseppe, bevi l'acqua, Italmil, ecco qui, ma anche buongiorno. Rappresenta. E anche. Ciao, buongiorno, ben trovata Rosaria. Ciao Domenico, ciao. Come ciao. Stai? Bene, grazie. Ti bene, vedo un bene. Po' più abbronzato dall'ultima volta. Beh, sei sì, stato al mare effettivamente in questi sì, giorni. Approfittiamo di questo periodo. Allora, senti, il nostro Domenico Manfredi ci sta preparando. Cosa sono? Delle crostatine? Sì. È un tipo di frolla fatta in questo modo, appunto, non la classica stampino da tartellette, perché quando andiamo a mettere il fondo, poi andiamo a mettere la striscetta, sì? Poi vi faccio vedere come viene fuori. Però okay. Parliamo con l'ospite. Sì. Sì, e mi sta parlando di questa nuova creme. Nuova creme, sì. Che cos'è? Raccontaci. Come sappiamo, Besozzi Oro non è solo farina. No. Ma è anche miscele, mix per il mondo della pasticceria sugli sfarinati, ma la gamma si completa anche di prodotti complementari alla farina per aiutare il pasticcere nel suo lavoro. Quindi parliamo di cacao, di cioccolato, come quello che sta usando Domenico oggi. Sì, una volta provato poi non lo cambi. Nel senso... È vero, tu sei il suo cliente da tempo. Sì, sì. No, okay. Allora ci sono tanti agenti, tante aziende senza nulla togliere, certo, però magari ognuno... Poi quando viene prova queste che è meglio, prova queste che è meglio, dico no, ho provato già di meglio, questo è, non cambio ho provato più. Già di meglio, questa è la migliore è un amico, è un amico, no. Ci conosciamo da tanti anni, non poteva dire cosa diversa da questa. No, dice è vero anche cioè, che ho provato già di meglio il suo, quando vengono gli altri. Dice la stessa cosa. Hai capito. No, la cosa importante è anche questo, che il risultato lo vediamo dai tantissimi clienti affezionati, quindi sì. Vuol dire che è davvero buona. Sì, assolutamente. Mentre attendevo prima dietro le quinte, pensavo una cosa, un vecchio slogan della Besozzi. Ah, qual è? Dicevamo, e diciamo ancora oggi che è sempre contemporaneo, Besozzi Oro da sempre a fianco del pasticcere. Ed è una cosa che negli anni abbiamo sempre fatto. La nostra evoluzione, l'inserimento di prodotti complementari è stato proprio per dare al pasticcere un aiuto importante nelle sue lavorazioni. Beh, certo, quando i prodotti sono di qualità i risultati poi si vedono. Bene. Anche con una lavorazione minore, insomma, con meno impegno. Poi quando c'è anche un grande impegno il risultato è praticamente ottimo. No, io dico ottimo. Sempre, cioè, il lavoro sta comunque nel trasformare, nel prendere la materia magari nel deposito. Cioè il lavoro è lo stesso, cambia la materia, se è migliore
cioè lavori migliori. Certo, no. I risultati sono assolutamente migliori. Questo che tipo di adesso come l'hai lavorata questa crema? Come l'hai utilizzata? Allora, abbiamo fatto sia per gli ingredienti, per il ripieno. Ah, ok. Sia per la frolla, sia per la glassa che poi finirà la crostatina. Tu che stai facendo a questo Allora, punto? Facciamo questa ganache, questa crema che va a chiudere poi la tartelletta, con il cioccolato. Appunto, vediamo, io l'ho sciolto per anticipare. Panna calda, ho fatto un estratto di pera con l'estrattore e un liquore alle pere. Ok. Così gli diamo più contrasto. Qual è il tuo dolce preferito, Giuseppe? C'hai un dolce preferito? Beh, devo dire che cioccolato e pera è qualcosa di eccezionale. Poi ci sono i fichi del Cilento, quindi... Che te lo dico a fare, completa, insomma, poi nell'insieme è veramente perfetto. Da quanto tempo lavori con Besozzi Oro? Un bel po', tanto, secondo un bel po'. Me. Sono 18 anni circa. Mamma che, mia, sì, proprio come in pensione. No, quella mi sa che resterà un miraggio per molti. Sono 18 anni e quindi effettivamente siamo cresciuti insieme, si è creato un bel rapporto, sì, perché intendevo. Sono stati anni di evoluzione e di crescita. Anche perché credo che sia facile poi promuovere un prodotto in cui una persona crede, no? Certo, indubbiamente. Allora, Giuseppe, noi procediamo, sì. Ti ringraziamo. Grazie e ricordiamo italmil.com. Grazie. Grazie mille, a presto, Giuseppe. Di nuovo, arrivederci. Allora, andiamo a chiudere. Allora, tartelletta cotta. Vai. Pronta all'uso. Allora, confettura di fichi. La mettiamo sul fondo. Sì, tengo io. Ok. Le pere caramellate a cubetti. Mi raccomando, quando fate i cubetti tutti uguali. Eh certo, mi raccomando, prendete il righello. Prendete il righello e li facciamo tutti quelli, uguali. Quelli storti li scarto. Poi? Poi, allora, abbiamo questa, la glassa che abbiamo creato prima. La andiamo a versare così. Mamma, che bella. Questo poi deve fare un effetto chiusura. Non deve sbordare. No, è chiaro. Ok, così. E poi? Poi gli diamo una piccola attaccatura. Perché sì, ci abbiamo una decorazione in cioccolato. Abbiamo qua, visto che tu ci tieni tanto alle decorazioni. Bene. E per aggiunta abbiamo dell'oro alimentare, che diventa proprio cosa più chic ancora. I zuccherini messi attorno così li faccio mettere a te. Mo dici che sbaglio. Vedi? Se ne vanno sotto, Domenico. Sì, no, pure di più, va bene. Ok, dai. Ok. Se ne è caduta la cosa. Ecco qua. Riattacca. Abbiamo fatto così. Ok. Oh, eccola qua, Domenico, vai. Che cos'è? Allora, crostatina, fichi pere e cioccolato. Ci vediamo domani con una nuova puntata di Sapori del Sole. Questa trasmissione è stata presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.